ragazze e ciao ragazzi. Allora, questo è un video un po' strano. Volevo un po' raccontarvi di una cosa che è successa un po' di tempo fa. E perché ve la racconto adesso? Perché all'epoca non ho menzionato nulla. Però in uno dei miei ultimi, no, nell'ultimo video, quello in cui vi ho fatto vedere tutte le mie borsette eccetera, alcune di voi mi hanno chiesto: dove sono questa e l'altra borsa? E quest'altra borsa io me le ricordo, perché non l'hai fatta vedere nella tua collezione? Dove sono finite? Cosa è successo? E in quel frangente mi sono resa conto che non vi ho mai parlato di una cosa molto brutta che mi è successa 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, pochi giorni prima di Natale, perché mi ricordo che avevo l'albero di Natale in casa. Non è una cosa facile da dire, perché è una cosa che mi ha colpito molto, quindi c'è una cosa che mi ha spaventato, è una di quelle cose classiche che cioè è una di quelle cose che pensi che a te non capiterà mai, ovviamente invece può capitare. E questo anche per dirvi che non sempre la vita di noi youtuber è perfetta eccetera, le cose brutte capitano anche a noi logicamente, solo che appunto magari qualche volta non ne facciamo menzione. Io infatti, appunto, quando è successo 2 anni fa abitavo ancora a Amsterdam con il mio ex ragazzo, con Neil, sapete, appunto non ne ho menzionato, non avevo menzionato che è successa una cosa brutta. Mi ricordo avevo un incontro, una cosa da fare, e l'ho cancellata perché avevo la polizia a casa. Quindi allora sì, sostanzialmente cosa è successo? Un giorno siamo andati, appunto, ancora con il mio ex ragazzo, quella sera a cena dal marito e dalla moglie che ci davano in affitto la casa, e perché ci hanno invitati a cena, quindi eravamo in buoni rapporti, c'erano anche le loro 2 bimbe che erano mie più o meno fan, e quindi portavo sempre qualche trucco eccetera. Quindi siamo andati a cena da loro prima di Natale con la bicicletta vicino casa, siamo stati via un paio d'ore, forse 3, non mi ricordo. E quando siamo tornati a casa, non me lo dimenticherò mai, c'era Neil che stava mettendo la bicicletta in garage, io invece sono entrata per prima in casa. Nel piano terra niente di strano, se vi ricordate avevamo la casa a 4 piani in quel periodo. Niente di strano, entro in casa, piano terra non c'era praticamente nulla, se non che... No, non ho notato... non mi ricordo. No, non ho notato niente, mi sembra. Poi vi dico, invece qualcosa c'era. Arrivo nel piano superiore, primo piano, e vedo che l'albero di Natale aveva alcuni dei pacchi, perché c'erano solo un paio di pacchi sotto l'albero, per fortuna, e erano scartati. Tra l'altro un pacco che io avevo reincartato, anche se era vuoto, non mi ricordo cosa ci fosse, ed erano stati scartati e aperti. E cosa pensi in quel momento? Hai 2 gatti in casa, quindi pensi che siano stati gatti. Infatti ho pensato, ma che strano, cioè non hanno mai fatto una roba del genere. Poi non erano fatti a brandelli, strano, però ho dato naturalmente la colpa ai gatti. In cucina niente di strano, allorché sono andata nel piano superiore dove c'erano le stanze, la mia cabina armadio, e quando sono, a parte che tutte le porte erano aperte e io ho sempre chiuso sia la camera da letto che la cabina armadio, perché voglio evitare che i gatti vanno a dormirmi sul letto o appunto nell'armadio, e sono entrata in cabina armadio e ho trovato tutti gli armadi completamente rovesciati, tutta la roba che c'era sugli scaffali, tutto per terra, tutto spalancato. E lì me la sono fatta veramente addosso, cioè la paura che io ho provato in quel momento era indescrivibile. Non perché ho pensato sono entrati in casa, io ho pensato che fossero ancora in casa, cioè io ho pensato di avere delle persone in casa in quel momento, e quindi ho avuto una paura terribile. Sono scappata giù, mi sembra, da Neil, gliel'ho detto, e siamo saliti su insieme. E abbiamo notato che poi siamo andati anche nella stanza da letto, abbiamo visto che hanno scoperchiato tutto anche là, proprio aperto cassetti, comodini, hanno tirato tutto fuori. Stessa cosa nel mio studio, che era al 4° piano, sono andata su, siamo andati su ed ho visto che hanno praticamente completamente stravolto anche il mio studio.
Quindi, che cosa è successo praticamente? Hanno rubato tutto quello che avevo in quel momento, veramente, tutto quello che io avevo di valore, non di valore, veramente tutto. Hanno lasciato solo la TV perché era un 50 pollici e molto difficile da portare giù su delle scale a chiocciola, quindi magari ci avrebbero impiegato troppo tempo. Mi hanno rubato tutte le borse che avevo, e in quel frangente, 2 anni fa non avevo tantissime, per fortuna. Avevo 2 Chanel, una Gucci, 2 Louis Vuitton, la Neverfull e il bauletto piccolino. Avevo 2 o 3 Furla, la Saint Laurent piccolina l'avevo appena presa, ma ce l'avevo dietro. Mi hanno rubato i portafogli, perché l'avevo lasciato a casa, avevo preso solo tipo un documento con me, appunto perché ero andata in bici a 10 minuti da casa, quindi mi hanno rubato i portafogli Chanel, con quel piccolo coso Tiffany per i documenti, eccetera. Mi hanno rubato la sciarpa Louis Vuitton, un sacco di no, scarpe, non mi ricordo se mi hanno rubato anche delle scarpe oppure no. Cappelli, mi hanno rubato praticamente tutto quello che avevo, ad eccezione di, però vedete, in quel momento non mi interessava niente di aver perso borse, eccetera. Ero solo tanto tanto spaventata perché delle persone erano entrate in casa mia e cioè potevano decidere di farlo anche di notte con noi là, quindi la violazione della privacy. E la cosa peggiore è una cosa che non auguro veramente a nessuno. Ovviamente non credo sia questa la cosa peggiore che può succederti nella vita, però è una cosa molto brutta. E questo mi ha spaventato molto, il fatto che delle persone siano appunto, perché non ci pensi, no? Cioè è ovvio che tu, io in questa stanza sono sicura che nessuno potrebbe mai entrare se non col mio permesso. Invece purtroppo capita anche questo. Comunque hanno preso tutte le mie borse, sciarpe, tutto quello che avevo, anche roba che non era neanche di valore, tra l'altro, ma evidentemente loro non lo sapevano. L'unica cosa, per fortuna, che non sono riuscita a trovare erano i miei gioielli, quindi per fortuna tutti i miei anelli, bracciali, tutti i miei gioielli sono rimasti lì perché non li hanno visti, sostanzialmente, perché il mio cassetto dei gioielli è doppio, quindi tu apri il cassetto, vedi quello che c'è, ma non ti rendi conto che sopra ce n'è un altro di cassetto piccolo, e per fortuna tutti i miei gioielli di valore erano lì, quindi non li hanno visti proprio. E, oltre a questo, hanno preso, e quindi ecco spiegate dove sono finite quelle borse. Oltre a questo, hanno preso anche il mio computer. Vi ricordate, io avevo un MacBook grande sulla scrivania, hanno rubato anche quello, ovviamente la mia videocamera, quella piccolina rosa che avevo, la mia videocamera quella grande. Hanno rotto anche il mio treppiedi, quindi io praticamente il giorno dopo, per poter continuare a filmare, ho dovuto ricomprare il computer, e quindi ho preso il mio portatile, ho dovuto ricomprare la videocamera, quella con cui sto registrando, ho dovuto ricomprare la videocamera piccolina, che era praticamente molto simile a questo, questo però è il modello dopo. Ho dovuto ricomprare anche, poi con il tempo ho ricomprato anche le mie borsette. E quindi, per l'amor del cielo, sì, ovviamente sono uno sfizio, però in quel momento vi rendete conto che comunque gli investimenti che tu fai, cioè ti scompare tutto praticamente. Addirittura gli occhiali da sole mi hanno rubato, anche quelli rotti, tipo avevo un paio di Gucci rotti, mancava una stanghetta, hanno preso anche quelli. Tra l'altro non è una cosa, ci tengo a precisare, non è una cosa legata a YouTube, il fatto che io faccia vedere tutte le mie cose in videocamera, perché sto ben attenta a non far vedere dove abito naturalmente, ma è stata una. Poi ovviamente parlando con la polizia, ho avuto la scientifica in casa che mi controllava le impronte, voi non avete idea di cosa io provavo in quei momenti, una paura terribile, anche perché poi parlando con i vicini. Noi ci siamo trasferiti da poco in quella casa, quindi non conoscevamo. Poi, dopo che è successo il fatto, sono venuti in tanti vicini a dirci: guarda che hanno derubato anche noi, guarda che veramente è una banda di criminali. Che tra l'altro io a volte vedevo dalla finestra perché si riunivano vicino a casa. Potete immaginare la paura e vivere con le finestre costantemente chiuse. E io tutto questo non parlavo su YouTube, facevo finta che andasse tutto bene, perché non è facile in quei momenti quando stai più male, non hai voglia di parlarne neanche con chi ti sta vicino, figuratevi in videocamera. Anche perché, cioè, quando una cosa ti sta succedendo, non riesci bene a, come dire, ad assimilare il tutto, non riesci a parlarne, no? Perché stai male.
Sì, sostanzialmente questo, e poi tutti i vicini sono venuti a dirci, sì, hanno derubato anche noi, hanno derubato tutte le case, praticamente era vabbè, ad Anzio c'era questa zona con un sacco di villette a schiera e loro le hanno derubate tutte, praticamente mancavamo solo noi, sia quelle della nostra via che quelle della via parallela alla nostra. Addirittura hanno derubato case in cui c'erano persone. Ho parlato con una ragazza che avrà avuto qualche anno meno di me, che era terrorizzata. Nelle videocamere non sono riusciti a beccarli, anche se sapevano tutti chi fossero. Dopo un po' di tempo però hanno fatto un altro furto, 3 case più in là. Era una banda di criminali, tra l'altro, che viveva in quella zona, quindi proprio idioti, perché voglio dire, vai a derubare i tuoi vicini. E prima o poi, e infatti poi li hanno beccati, perché vabbè, insomma, mentre facevano un altro furto, appunto 3 case accanto, la polizia li ha beccati, e quindi questo è quanto. Non sono mai riusciti però a trovare l'area furtiva, quindi tutto quello che mi hanno rubato, perché ovviamente avranno già venduto tutto in un nanosecondo. E basta, questo è quanto, questo è quello di cui volevo parlarvi, non perché, sì appunto non so perché ci ho messo 2 anni veramente, ma vi ripeto, quando una cosa ti fa star male devi aspettare che sia finita e poi riesci a parlarne. Io in quel momento non riuscivo assolutamente, anzi, cioè volevo che su YouTube tutto andasse bene, non volevo pensarci. E una cosa che non ho menzionato ed è stata la prima cosa a cui io ho pensato, la prima cosa è stata, oddio, sono ancora qua. E lì mi sono spaventata veramente tanto. La seconda cosa a cui ho pensato è, dove sono i miei gatti? Perché Audrey e Denver non li trovavo e avevo tanta paura che avessero fatto qualcosa loro, e poi invece li ho trovati, si sono nascosti su nel quarto piano, dietro c'erano tipo dei cassettoni sotto la mia finestra, loro si sono nascosti lì dietro, quindi non li hanno neanche visti, spero. Non avevano niente, erano molto spaventati, ma non avevano niente, quindi io mi auguro che non abbiano avuto nemmeno il tempo di pensare di fare qualcosa ai miei gatti, per la paura di far veloce, in fretta. Poi la polizia mi ha spiegato che loro fanno tutto in 10 minuti e scappano, quindi insomma già sapevano, perché appunto hanno derubato tutto il quartiere. Quindi sì, la paura per i gatti, però loro stavano bene, si sono nascosti ovviamente perché si saranno spaventati tanto, specialmente Denver che è molto sensibile, però questo è quanto. Quindi sì, non voglio che pensiate che la vita degli youtuber e delle web star sia sempre perfetta, perché non lo è, le cose capitano anche a noi. Come sono entrati in casa, noi avevamo una porta molto... era una porta blindata, praticamente aveva la serratura sia in alto che in basso, aveva dei ganci che automaticamente quando chiudevi la porta a chiave si chiudevano anch'essi, quindi uno era in alto e l'altro in basso, e poi la serratura. Hanno provato ad entrare da là, non sono riusciti, hanno provato dal garage, non sono riusciti, e poi finalmente sono riusciti a sfondare la finestra della stanzina che stava vicino al giardino. Quindi sì, insomma, poi mi sono resa conto, appunto, prima vi dicevo, al momento non me ne sono resa conto, ma nel piano terra c'era la porta aperta, quindi cioè la serratura era aperta ma i ganci sopra e sotto no, però la serratura era aperta, quindi al momento appunto non ho visto, però quindi sì, questo è quanto. Volevo raccontarvi di questa cosa, non so perché, però volevo raccontarvi e togliermi un po' questo peso, perché è stata una cosa appunto di cui non vi ho parlato, e ho ricevuto molte domande, ma dove è il tuo computer, ma questo, quell'altra borsa, ma... E quindi questo è quanto, questo è stato forse il video più onesto che io abbia mai fatto, ma condividere questa esperienza con voi mi ha aiutato, cioè parlarne mi ha aiutato, e basta, insomma, questo è quanto, mando un bacio e alla prossima, ciao!